Buongiorno, chiamo Fano ad un seminario che affronta il tema lavoro e disabilità. Confronta tre esperienze tedesche e italiane. E con noi la coordinatrice Simona Rabbi che ti parlerà della finalità di questo incontro. Buongiorno a tutti. Questo incontro ha luogo per sensibilizzare la popolazione e non solo il mondo della disabilità in generale ad aprirsi di più verso il mondo, verso il mondo del lavoro, per far sì che le persone con disabilità abbiano un futuro o anche una situazione attuale migliore, nel senso che possano avere delle attività come giusto che siano, che possano lavorare come deve essere e non che vengano finita la scuola dell'obbligo, che vengano assistite in dei centri dove passano le loro giornate senza delle attività particolari. Ritengo che anche le persone con disabilità sono in grado di svolgere un'attività, sono in grado di lavorare, per cui devono assolutamente essere integrate totalmente nel mondo del lavoro. E questo oggi, questo incontro con i nostri amici tedeschi, è un confronto per cercare di conoscere e di capire anche altre realtà e per presentare anche le nostre realtà, perché devo dire che ho scoperto delle gran belle cose in questi ultimi giorni, però belle cose che non devono rimanere singole belle cose, ma belle cose che devono diventare realtà quotidiana, quasi la normalità vorrei dire, e oltretutto uno dei fini, diciamo, di questo incontro oggi è far sì che le varie cooperative si incontrino e si conoscono. Sicuramente già si conoscono, già discutono tra di loro, già parlano, ma dovrebbe esserci molta più collaborazione tra le varie singole cooperative, tra i personaggi che rappresentano la disabilità oggi qui nella nostra realtà. Grazie. Siamo qua con il dirigente direttore della Lebertilfe. Si può spiegare come viene affrontato da voi l'inserimento nel mondo lavorativo di persone diversamente abili? Traduco adesso. Allora, intanto presento il signor Hasso Schmidt-Schmiedebach, presidente onorario della Lebenshilfe, e il signor Martin Bleier, direttore generale. Die Frage jetzt, die gestellt wurde, war, ob ihr uns erklären könnte, bitte, wie die Menschen mit Behinderung in der Arbeitswelt eingeführt werden. Ja, wir freuen uns, dass wir hier in Fano sein dürfen, um ein wenig zu informieren über das, was in Deutschland gemacht wird und das, was wir seit etwa 50 Jahren bei der Lebenshilfe in Rastatt machen. Wir betreuen Menschen mit Behinderungen verschiedenster Art und freuen uns, wie gesagt, dass wir hier sind. Und ich freue mich, wenn mein Nachname vergessen wird und ich schlicht und einfach nur Hasso heiße. Allora, ringraziano e sono molto felice di poter essere qui e di presentare quello che loro fanno, insomma, in Germania da circa 50 anni, e quindi con grande gioia lo spiegheranno poi a breve in questo seminario che faremo. E una cosa a cui ci tiene molto, ha detto, spera che possiate dimenticare tutti il suo cognome e ricordarlo solo come Hasso. Secondo lei ci sono delle diversità tra la Germania e l'Italia su come affrontare questo tema? E se sì, quali sono? Gibt es in der Behindertenwelt zwischen Deutschland und Italien große Unterschiede und wenn ja, welche? Ich weiß es nicht definitiv, ob es diese gibt. Ich vermute es mal, dass es welche gibt. Ich weiß, dass wir in Deutschland andere Finanzierungsmöglichkeiten haben, wie vielleicht in Italien. Aber ich denke, auch in Italien kann man durchaus tolle Beschäftigungsmöglichkeiten für Menschen mit Behinderungen schaffen. Il signor Bleier dice: di preciso non lo so, sicuramente ci saranno delle differenze tra Italia e Germania. Sicuramente quella a lui nota è il discorso finanziario economico. In Germania hanno tutt'altre possibilità, ma lui è certo che anche qui da noi ci sono grosse possibilità che potranno essere sfruttate.